In realtà il grande classico di Beck, che avremo modo di analizzare in edizioni del seminario successive, è senz'altro La società del rischio. La società del rischio che in qualche modo, come forse avrete notato, rappresenta un punto di riferimento all'interno di queste pagine. Abbiamo voluto scegliere questa opera perché senz'altro, grazie alla sua caratteristica, può permettere di offrire uno sguardo più generale sul problema che stiamo affrontando. E tuttavia verrebbe anche da dire che, al di là di quello che ci si potrebbe aspettare, come avete visto, questo non è semplicemente, come potremmo dire così, un piccolo manuale per capire che cos'è la globalizzazione o per riassumere le varie interpretazioni che della globalizzazione si sono date. Questo è un vero e proprio manifesto politico, un manifesto politico che ha alcune caratteristiche sue e peculiari. Innanzitutto appare evidente fin dalla prefazione l'ispirazione marxiana o marxista dell'autore, il quale appunto nelle prime pagine iniziali cita il manifesto del Partito Comunista, cita Marx e si pone in un certo, diciamo così, solco di riflessione che sicuramente se non marxista, ai contenuti teorici del marxismo fa riferimento. E per altro verso si conclude con un capitolo che intitolato Risposte alla globalizzazione, che altro non è che una serie di proposte per superare quelli che precedentemente lui ha individuato essere gli errori della globalizzazione. Quindi si tratta di una sorta di piccolo manifesto politico. Vi sono proposte politiche che l'autore stesso peraltro tende a minimizzare, laddove a pagina 190 parla di politica da letterine a Babbo Natale, quando individua queste 10 diciamo così, proposte per superare i difetti di una certa globalizzazione. E poi vi è il capitolo che forse vi avrà sorpreso di più, ovvero il capitolo conclusivo, Prospettive, laddove sostanzialmente dà spazio alla fantasia e in due pagine realizza quella che potremmo chiamare una sorta di distopia, no? della globalizzazione. È un'opera organizzata in maniera molto semplice, divisa in quattro parti, che presenta subito, fin dal primo capitolo e dal primo, meglio ancora, dal primo capitolo della prima parte, quelli che potremmo definire essere, per certi versi, i protagonisti di questa globalizzazione, secondo Beck, o meglio, i vincenti, come li chiama lui, della globalizzazione. E sono questi contribuenti virtuali. Sono contribuenti virtuali, ovvero sono quelle persone che utilizzano gli strumenti che lo Stato-nazione ancora mette a disposizione senza partecipare ad alimentare questi stessi strumenti, e quindi senza contribuire ad un discorso solidale e democratico all'interno del quale pur essi e la loro professione si collocano. Un primo capitolo quindi dedicato ai contribuenti virtuali, un secondo capitolo della prima parte dedicato ad una riflessione sulla sovranità dello Stato,
un terzo capitolo in cui si osserva come la discussione sulla globalizzazione sia in realtà stata una discussione tardiva, una discussione che ad un certo punto ha provocato uno shock da globalizzazione, una globalizzazione che si è manifestata nella vita di tutti senza che vi fosse stata adeguata preparazione. E poi vi sono i due capitoli centrali, le due parti centrali, scusate, la parte seconda e la parte terza. La parte terza, abbiamo detto, rivolta ai 10 principali errori del globalismo, e la parte seconda dedicata ad una serie di riflessioni sulle interpretazioni che sostanzialmente sono state fornite della globalizzazione. A livello di inquadramento generale, senz'altro è utile rilevare, diciamo così, la distinzione a livello di vocabolario che è presente nell'opera tra globalizzazione, globalismo e globalità, laddove per globalizzazione si intende il processo in atto che Beck analizza, per globalità lo stato, il nuovo stato di un mondo interconnesso attraversato da flussi di vario tipo, e per globalismo l'ideologia che interpreta in vario modo le trasformazioni che sono sotto gli occhi di tutti. All'interno di questa riflessione generale, come avete visto, ha un ruolo, una posizione ben definita le considerazioni di Beck sull'Europa, sul processo di unificazione europea, quale ruolo esso assolva all'interno del processo più generale di globalizzazione, se sia, come possiamo dire, un processo in qualche modo retaggio di vecchi schemi, o se invece vada nella direzione giusta e possa essere per certi versi utile a governare la globalizzazione. Governare la globalizzazione perché alla fine il grande messaggio che con questo libro Beck ci dà è che occorra una politica della globalizzazione. Occorre una politica della globalizzazione senza avere uno stato globale. Quello che contraddistingue, diciamo così, soprattutto in questo testo, il pensiero di Beck, è l'idea per cui non si stia andando verso uno stato globale, una statualità globale, nemmeno è pensabile un'organizzazione di questo tipo costituita su base federale. Quello che lui rileva e quello che in realtà anche auspica è che le istituzioni politiche esistenti imparino a dialogare orizzontalmente. Quindi, lungi da Beck, potremmo dire così, decretare la morte dello Stato-Nazione. Beck individua nello Stato-Nazione uno strumento che deve farsi forte, deve farsi nuovo, deve dialogare con gli altri Stati-Nazione e creare una rete di cooperazione internazionale o transnazionale che possa appunto riportare le armi della politica a governare determinate dinamiche che sono soprattutto di ordine economico. Quello che infatti l'assunto, diciamo così, dal quale egli parte è che in realtà la caduta del muro di Berlino, l'implosione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, non abbia decretato, come pure si andava dicendo, la fine della politica o la fine della storia, non abbia decretato un superamento di una contrapposizione tra capitalismo e socialismo che fino a quel momento, sappiamo, era in qualche modo determinante. In realtà si è inaugurata, dice Beck, una nuova stagione all'interno della quale non è morta la politica, ma si manifesta
una crisi della politica che deve cercare un nuovo modo di manifestare se stessa. Quello che dice con forza in queste pagine Beck è che abbiamo bisogno di una nuova politica. Una nuova politica, in questa come in altre opere, potremmo dire così, fondata intorno o grazie ad un nuovo contratto sociale. Un nuovo contratto sociale che possa garantire la cooperazione tra gli individui e la cooperazione tra gli stati. Quindi, se globalizzazione significa politicizzazione, una politicizzazione a livello globale che vede però come protagonista non lo Stato-nazione ma l'impresa, un'impresa che diventa soggetto politico e che, sfruttando tutte quelle possibilità che abbiamo letto all'interno di queste pagine, essere a disposizione dell'impresa, no? Porre la propria residenza in un luogo e la propria dichiarazione fiscale in un'altra, cercare di produrre uno stesso prodotto in più luoghi sfruttando il costo differente della manodopera e via dicendo. Ecco, questo protagonista della nuova politica globale deve essere in qualche modo, secondo Beck, imbrigliato nuovamente, e questo è possibile soltanto grazie ad un ruolo nuovo che deve essere riconosciuto allo Stato-nazione. Oltre che un ruolo allo Stato-nazione, tra le risposte che Beck nella parte finale offre alla nostra riflessione, tra le risposte che Beck offre agli errori della globalizzazione, avete visto come ve ne siano alcune che riguardano più direttamente la società civile o addirittura gli individui. Si parla senz'altro di cooperazione internazionale che prevede un ruolo decisivo da parte della statualità, si parla di stati che devono manifestarsi attraverso caratteristiche nuove con quella che egli definisce, contrapponendosi alla definizione canonica di sovranità, sovranità inclusiva. A livello economico indica come queste imprese protagoniste della politica globale debbano essere governate attraverso una partecipazione al capitale delle imprese stesse da parte dei lavoratori. Abbiamo visto come tra le risposte che Beck offre vi è un ruolo rilevantissimo dato alla formazione, una formazione permanente, un ruolo dato alla cultura, al sapere, un ruolo importante della cultura e del sapere perché è, dice Beck, questa è la società della conoscenza, è una società che in qualche modo può offrire nuove opportunità agli individui proprio grazie al fatto che essi siano in grado di conoscere le nuove opportunità che hanno a disposizione. Vi è prepotente la questione del controllo di queste imprese che si rivelano essere per certi versi disinteressate alla democrazia, antidemocratiche o ademocratiche, poco importa. Di fatto, come dicevo anche prima, si rivelano essere agli occhi di Beck imprese che sfruttano le possibilità che gli stati nazionali offrono senza partecipare alla loro sostentamento e alla loro organizzazione. E forse, non so a voi, ma a me ha colpito molto anche questa, oltre al riferimento all'elemento culturale, questa attenzione all'elemento del lavoro civile. Un elemento del lavoro civile che per certi versi uno si potrebbe aspettare
come un accento che si vuole porre sul volontariato, laddove invece Beck sostiene il contrario. Questo lavoro civile, questo volontariato che magari già è esistente, deve acquistare di peso economico e politico attraverso la retribuzione, attraverso il riconoscimento sociale dell'importanza che esso riveste all'interno della società stessa. E appunto, più in generale, dicevo, un contratto sociale che possa essere definito contratto di inclusione, contratto di inclusione che renda tutti gli individui in egual modo partecipi di una società globale che in realtà, attraverso quel processo di individualizzazione che Beck vede essere come caratteristico della globalizzazione e che porta ad una atomizzazione, no? Ad uno scioglimento dei vincoli di solidarietà sociale, si dovrebbe in qualche modo ricostituire e quindi offrendo una direzione opposta a quella che è la direzione dominante. E per altro verso, sempre per quel discorso che prima facevamo circa la necessità di capire quanto la globalizzazione non sia nulla che va acriticamente esaltata o demonizzata, Beck ci offre, diciamo così, una bella lezione laddove individua alcuni aspetti che possono essere per certi versi individuati come aspetti negativi e che invece possono essere letti, dice Beck, attraverso un segno positivo. Allora, l'individualizzazione, che Beck individua come una delle caratteristiche negative della globalizzazione, può portare ad una riflessione sul come i servizi, ad esempio, possano essere in qualche modo personalizzati, no? Possono essere quindi un'individualizzazione che da momento di anomia, da momento di isolamento, possa riscoprire un segno diverso, un segno positivo e diventare il momento o la via attraverso cui si riscopre il valore, l'importanza dell'individuo. O ad esempio la questione della condanna che alcune imprese realizzano dei prodotti ecologici come prodotti che in qualche modo si oppongono al progresso, all'innovazione. Ebbene, questi prodotti ecologici, dice Beck, possono invece, se visti sotto altra chiave, manifestarsi come via attraverso cui invece l'innovazione viene perseguita e viene portata avanti. La stessa idea per cui sia positivo quello che avviene con l'abbassamento dei costi dell'energia e dei trasporti, osserva Beck come in realtà eventualmente una politica che portasse ad un discorso di segno opposto potrebbe garantire una riregionalizzazione dei mercati e quindi una produzione locale che andrebbe a mantenere quelle caratteristiche che diciamo così sono state proprie della storia passata. E in generale, alla fine di tutta questa sua analisi e di tutte queste sue proposte, dicevo, è senz'altro significativo il fatto che si ponga anche lui delle domande che probabilmente tutti noi ci siamo posti mentre leggevamo le varie
idee che egli formulava. Sono queste soluzioni antiquate? Si chiede anche Beck. Sono soluzioni antiquate. Possono esserlo, possono però anche nella loro, diciamo così, nella loro forma trovare nuovi sviluppi e trovare nuove forme di espressione. Senz'altro la forma antiquata con la quale sembra manifestarsi anche il progetto di unificazione europea, ovvero un progetto di unificazione che vede più stati, cercare di in qualche modo realizzare uno stato nuovo, può, secondo Beck, offrire, diciamo così, una prospettiva positiva per il governo politico della globalizzazione. Quello che nel 97 egli osservava era che l'Europa era un qualcosa che nessuno sostanzialmente voleva. Vi sono alcuni riferimenti ad aspetti culturali, all'inesistenza o meglio di strumenti di comunicazione che facciano riferimento più direttamente, più esplicitamente all'Europa, che oggi con tutta evidenza vengono meno. E quindi si preoccupava Beck allora di questa Europa che non era, sembrava non essere desiderata da nessuno, si stava manifestando ma con i difetti che peraltro ancora adesso noi rileviamo. Eppure sembra che per Beck questa soluzione, per quanto parziale, per quanto territorialmente limitata, potesse manifestarsi come soluzione ai danni della globalizzazione, ai difetti e agli errori della globalizzazione. Un'Europa che pur nella sua caratteristica di essere uno spazio immaginario, grazie ad alcune caratteristiche, non ultima quella di essere una realtà culturale nutrita da cosmopolitismo, rivelava la propria necessità. È un'Europa, dice Beck, che almeno allora nessuno cerca, ma che sembra essere necessaria e che ai suoi occhi sembrava essere necessaria probabilmente soprattutto per il fatto che poteva costituire un esempio da seguire anche per altre. In realtà era una sorta di esempio, di esperimento, se volete, che poteva rappresentare in piccolo quello che a livello globale si sarebbe potuto realizzare. Tutto questo, peraltro, questa riflessione sulla globalizzazione, questa importanza del processo europeo, come avete notato, all'interno di una prospettiva che è nazionale, no? È un libro scritto per tedeschi, si fa riferimento ai tedeschi, ai problemi di disoccupazione che la Germania in quel momento stava attraversando, ai problemi che appunto erano propri di un paese ben particolare come la Germania all'interno del contesto più ampio europeo e globale. E questo però, diciamo così, che più che segnare il limite di quest'opera ne indica la concretezza di un sociologo che, partendo dalla propria esperienza particolare, dal proprio contesto particolare, dal proprio contesto nazionale, riflette in termini ampi su quello che sta osservando e sul ruolo che a livello, diciamo così, intermedio l'Unione Europea può offrire tanto per risolvere i problemi della sua Germania quanto per temperare quantomeno gli errori
della, del più generale processo di globalizzazione.